Tutti pazzi per il resto mod, i clienti, il mercato chiedono e così le aziende rispondono proponendo auto sempre più gustose, colose. Abbiamo visto la mitica eh, macchina di Eugenio Amos, poi la Chimera 037, ma presto arriverà una nuova auto risviluppata in chiave moderna che però un pochino almeno... Guarda al passato, in questo caso al mitico, leggendario, indimenticato, gruppo B, e mi scende subito la lacrima. Lei si chiama eh, Grassi 044S ed è un'auto 100% italiana, ma che dico italiana? È un'auto 100% lombard e infatti eh, è stata presentata in anteprima mondiale proprio qui al Mimo, all'autodromo di Monza, quindi dove affonda le sue radici. Ma cerchiamo di capire un po' più da vicino... Eh, di che cosa si tratta? Che cos'è eh, quest'auto? Beh, è un po' diversa in realtà rispetto ai Resto Mod che vi ho citato, che abbiamo visto eh, recentemente, perché in quei casi si tende a sfruttare comunque un po' la base meccanica di allora o comunque di un'auto donatrice a cui poi si dà un vestito più moderno, più contemporaneo in questo caso invece i progettisti eh, della Grassi hanno ragionato in una maniera un po' diversa hanno detto ispiriamoci al DNA allo stile, al design delle auto eh, di allora ma diamogli una base meccanica contemporanea che poi gli stia dietro più anche a livello di prestazioni quindi in questo caso con la 044 nonostante le forme ci ricordino in maniera evidente alcune auto del passato a partire, vabbè diciamolo, tanto l'avete capito tu a partire dalla S4, in realtà, sotto non c'è nessuna donor car, non c'è nessuna autodonatrice. Lei nasce, o meglio nascerà, visto che questa è ancora una maquette, un prototipo su un telaio eh, tubolare sviluppato appositamente per lei per la 044S. I pannelli di carrozzeria saranno tutti realizzati in fibra di carbonio o comunque in materiali compositi che poi ci ritroveremo anche all'interno, perché la parola chiave qui è leggerezza, bisogna cercare di farla pesare il meno possibile. Purtroppo non riesco a farvi vedere come è fatta dentro perché gli interni a livello di stile non sono ancora stati eh, progettati, però intanto possiamo guardarcela fuori che è un gran bel vedere. Lo stile in ogni caso anche lui è 100% italiano e curato non da un designer casuale ma da Giuseppe Armano che è stato tanti tanti anni nel glorioso centro stile Alfa Romeo. Quanto mi mancano quegli anni, dal più o meno 1992 al 2012, si è occupato di auto strepitose tra le mie Alfa preferite come la 156 o l'indimenticata 8C. Davanti, quattro fari circolari. Eh, e qui eh, anche in questo caso i designer, gli stilisti non hanno voluto ispirarsi eh, come con altre proposte di resto moda a una sola auto e quindi in questo caso non solo a S4 ma in generale un po' a tutto l'ecosistema del gruppo B e quindi ad altre auto leggendarie di quella mitica categoria. Eh, qua e là quindi troviamo eh, citazioni a livello di design anche di altri modelli come per esempio la 037. Tutto quello che vediamo ha un preciso scopo, non è figlio solo dello stile ma anche dell'ingegneria e quindi le prese d'aria qui davanti vanno a sfamare eh, i radiatori, eh, quindi il sistema di raffreddamento del motore che è eh, longitudinale centrale guarda caso, proprio come eh, sulla S4, eh, qui comunque questi sfoghi saranno reali, altro che le prese d'aria finte che avete sulle vostre auto contemporanee, quindi eh, sfoghi dell'aria eh, per far respirare l'auto ma anche per aiutarla no? eh, ovviamente a rimanere incollata al suolo. Il motore si troverà più o meno in questa posizione, quindi chi avrà la fortuna di guidarla se lo ritroverà praticamente incollato alla schiena. Eh, queste prese d'aria, anche loro Tributi, lo si vede qua in maniera abbastanza evidente alla S4 ho chiesto appositamente ai progettisti sono tutte funzionali non ce n'è finte queste qui laterali andranno a sfamare le esigenze di raffreddamento degli intercooler che saranno aria aria o aria olio non si sa eh, ancora mentre questa è la presa di alimentazione principale dell'aria cioè da qui il motore respirerà aria eh, pulita questa qui che si forma nell'intercapedine tra il tetto e questo airscope invece va a raffreddare direttamente l'olio motore. Andiamo intanto a vedere un po' dietro come è fatto perché anche la zona posteriore devo dire è molto personale, forse ancora di più eh, di quella anteriore. Sicuramente su strada si farà riconoscere eh, subito per via eh, di questi sfoghi d'aria molto evidenti, ma anche del terminale di scarico, eh, guardate che è davvero particolare, mi ricorda eh, un pochino da vicino No, quei giochi che faceva la Porsche un po' di anni fa sulla 911 dove metteva i tubi di scarico concentrici eh, gli uni dentro gli altri, un potente estrattore. A livello di tecnica, qui sotto ci sarà un motore quattro cilindri, come vuole la tradizione della S4 e delle auto del gruppo B, ovviamente sarà sovralimentato. Si vuole fare una road car, quindi un'auto street legal pensata anche per viaggiare su strada. Per essere omologata, quindi serve un po' più potenza. Allora c'era un 1750. Adesso il motore sarà un 3 litri, biturbo, eh, valori di potenza molto elevati, peso tra i 1100 e i 1200 kg, eh, quindi uno 0 a 100 che loro stimano in circa 3 secondi, anche se mi hanno detto che è un dato cautelativo, quindi probabilmente puntano anche a farla accelerare ancora più velocemente, per via di un sistema di trazione integrale eh, sulle quattro ruote con tre differenziali tutti. Autobloccanti, per questo motivo il cambio sarà montato a monte del motore, quindi tra i sedili. Anche questo un tributo alle gruppo B. E poi guardate, dettagli che mi fanno scendere la lacrima. Ho visto questa maniglia e ho subito detto: Ma io questa l'ho già vista da qualche parte. E in effetti era la maniglia dell'S4, che però a sua volta derivava da un'auto ancora più blasonata, almeno per me, la leggendaria Fiat 1. E qui mi scende un'altra lacrima. Eh, la macchina è un prototipo attualmente, arriverà sul mercato diciamo, tra un paio d'anni. La progettazione è in fase avanzata, diciamo intorno al 2025. I prezzi non sono ancora stati svelati, ma è probabile che saranno piuttosto elevati e paragonabili a quelli degli altri resto mod che vi ho citato. Ehm, in testa al video, vorrei sapere adesso da voi se vi piace questa auto. Eh, L'ultimo dettaglio: anche il motore lui sarà ricavato eh, da un progetto grassi, quindi non ci sarà un motore derivato da qualche altro progetto, ma sarà progettato appositamente per lei, la 044S. Fatemi sapere se vi è piaciuta. Siete anche voi tipi da Resto Mod? Preferite lei eh, automobili Amos o chimera 037? La battaglia aperta? Scatenatevi nei commenti. Ciao da Matteo Valenti. Ci vediamo con i mezzi speciali.